5 anni di politiche sociali, conferenza stampa questa mattina al comune di Fisciano con l'assessore Teresa D'Auria e il sindaco Vincenzo Sessa. Qual è il bilancio delle attività delle politiche sociali al comune di Fisciano? Sì, 5 anni importantissimi, ci eravamo dati come obiettivo quello di non lasciare nessuno indietro, di dare una risposta e di ascoltare tutti, e così è stato. Abbiamo creato una serie di sportelli a sostegno delle fasce più deboli, a sostegno della disabilità, a sostegno degli anziani. Abbiamo implementato gli asili nido sul territorio di Fisciano, abbiamo dato tanti servizi alle persone, perché noi crediamo che la persona debba essere messa al centro della comunità, perché solo così possiamo creare veramente la comunità. Grazie a tutti gli uffici, a tutti quelli che hanno collaborato affinché questo si realizzasse. Continueremo su questa strada perché, come ho detto, crediamo che nessuno deve rimanere indietro, tutti devono avere la possibilità di essere ascoltati e di essere aiutati. Per l'emergenza Covid? Anche per l'emergenza Covid abbiamo messo in campo una serie di iniziative, sia con i fondi che ci sono arrivati dal governo, ma anche con fondi comunali, aiutando oltre alle fasce più deboli, anche i commercianti che sono andati in difficoltà, sia con un contributo che abbiamo dato ad inizio anno, ma anche ci apprestiamo a dare un ulteriore contributo di sconto sulla bolletta dei rifiuti per tutte le attività commerciali chiuse durante il periodo Covid. Quindi una serie di iniziative a sostegno non solo delle politiche sociali, ma anche un sostegno economico, perché il Covid problema sociale, problema sanitario, sta diventando sempre di più un problema economico. Quindi non ci fermeremo, andremo avanti grazie alla collaborazione e al sostegno di tutta la squadra. I programmi nell'imminenza dell'amministrazione comunale di Fisciano? I programmi nell'imminenza sono la realizzazione di altri 2 sportelli che a sostegno delle fasce più deboli. Come ho detto, un sostegno per le attività commerciali che hanno avuto le chiusure durante le attività commerciali, ma ci sono un'altra serie di iniziative su altri campi che metteremo in campo da qua a fine anno. Politiche sociali al comune di Fisciano, ne parliamo con l'assessore Teresa D'Auria. Quali le attività messe in piedi in questi 5 anni? Sì, questa mattina raccontiamo proprio i 5 anni che quello che l'amministrazione Sessa ha fatto per quel che riguarda le politiche sociali. Le cose sono state tantissime e in tutte le aree delle politiche sociali, quindi interventi per i bambini, abbiamo avviato un nido comunale, l'assistenza specialistica per i bambini con disabilità, l'assistenza a bambini disabili con difficoltà e ancora all'area anziani, l'assistenza domiciliare per gli anziani e per i disabili, ma molti sportelli di segretariato sociale, sportelli che fanno in modo che le persone, i cittadini, quando vengono qua vengono accolti, accompagnati rispetto a quelle che sono le esigenze e le problematiche. È inutile nascondere, l'emergenza Covid ha condizionato le nostre vite negli ultimi 16 mesi. Voi come vi siete mossi al riguardo? Sì, assolutamente sì, perché nelle politiche sociali di solito si programmano gli interventi sociali, ma a un certo punto abbiamo dovuto stoppare quella che era la programmazione e abbiamo dovuto rimodulare gli interventi per le persone. Abbiamo, come dicevo prima, pure durante l'intervento abbiamo lavorato anche di notte, gli uffici hanno lavorato anche di notte per far sì che ai cittadini che ne avevano bisogno arrivassero i bonus alimentari. Sicuramente l'emergenza sanitaria sta per terminare, almeno lo spero, ma stiamo per avere, secondo me, l'emergenza economica, quindi non ci possiamo far trovare impreparati, dobbiamo fronteggiare al meglio questi mesi, questi anni che verranno. Ecco, quali saranno i progetti, i programmi per il futuro? Sì, i progetti anche in questo comune denominatore è una cosa trasversale, che noi dobbiamo essere, come ho detto, pronti, perché i fondi del recovery saranno tantissimi, saranno tanti anche per le politiche sociali, e quindi dobbiamo cercare di intercettare più fondi possibili, perché solo così possiamo dare veramente delle risposte ai cittadini. In quest'ottica è importante fare squadra, il gruppo, le associazioni locali, dovrebbe esserci una collaborazione continua e costante anche con le associazioni che operano sul territorio, la stessa università.
Sì, assolutamente sì, infatti già l'anno scorso noi abbiamo fatto proprio dei focus group, degli incontri con tutte le associazioni. Io per quel che riguarda la mia delega, le politiche sociali, abbiamo ascoltato, abbiamo fatto come cabina di regia qui noi al Comune, abbiamo ascoltato le proposte ma anche le difficoltà delle associazioni di promozione sociali, delle associazioni di, formate da ragazzi, eccetera. Ed è di fondamentale importanza la vicinanza con l'università. Infatti proprio con l'università, con l'Osservatorio di Politiche Sociali, ma anche con il CNR, Istituto Ricerche Politiche Sociali, abbiamo avviato una collaborazione. Proprio a settembre ci sarà proprio un evento per promuovere la Carta dei Servizi Sociali.